Jess Abruzzo, a che punto siamo? A questa domanda ha cercato di rispondere la tavola rotonda che si è svolta questa mattina a Pescara nella sala Camplone della Camera di Commercio. Sono stati affrontati e approfonditi i benefici fiscali e amministrativi riconosciuti alle imprese per l'avvio di nuove attività economiche nelle aree ZES, ma ci si è soffermati anche sul filo rosso che collega ricostruzione e ZES, entrambe opportunità straordinarie che hanno però bisogno di un profondo sistema di semplificazione delle procedure. La ZES riguarda le aree maggiormente industrializzate, quelle più infrastrutturate, i porti, anche aree interne, ma che comunque hanno una connessione infrastrutturale con i porti. I due crateri riguardano, come è noto, prevalentemente le aree dell'interno, nelle province di L'Aquila e Teramo. È una parte della provincia di Pescara. Per le due aree colpite dal terremoto abbiamo questo fondo straordinario, 1 miliardo 780 milioni, di cui 700 destinati alle imprese, che riguarda le quattro regioni del centro Italia, che stiamo attuando in queste settimane. Abbiamo varato 14 ordinanze a fine dicembre per individuare 840 progetti nelle quattro regioni già finanziate e abbiamo le misure per le imprese che vareremo nelle prossime settimane. Come possono dialogare ZES e fondo complementare? Attraverso l'unificazione e comunque l'avvicinamento con gli strumenti disponibili delle procedure, cosicché l'intero territorio regionale o una gran parte del territorio regionale possa diventare più attrattivo. Questo è l'obiettivo. Commissario Miccio è venuto già altre volte in Abruzzo, siete riusciti a stabilire una buona connessione? Io ho avuto modo di incontrare già più volte il commissario Miccio, una persona squisita, capace, ha molta volontà, però a mio avviso trova ancora molte difficoltà nel sistema, però ho molta fiducia perché ho tratto convinzione che è una persona che ha voglia di fare, per cui ci aspettiamo molto. Quali sono gli ostacoli maggiori del sistema? Gli ostacoli maggiori fino adesso sono un po' le incertezze ancora della normativa d'applicazione. Abbiamo un sistema su app nel territorio molto frazionato che anche le imprese perderanno tempo per le varie documentazioni il giorno in cui decidono di partire. Speriamo che si riesca ad usufruire su tutto il territorio regionale di un SAP su piattaforma infocamere che dà la possibilità di accedere a tutta la documentazione necessaria in possesso dal registro impresa in maniera automatica, potrebbe semplificare di molto tutta la pratica amministrativa.